Mi trovo a Mestrino nel nuovo centro padel che si chiama Mr. Padel, che non è solo un centro padel ma qualcosa di più. Infatti vedete alle mie spalle Ivone De Franceschi, ciao Ivone. Ciao Leandro. E dietro di te il locale Ti Ama. Venire a bel aperitivo, fare feste, mangiare e stare in compagnia. Allora, abbiamo voluto creare una struttura di padel che non fosse solo padel. Quindi qui abbiamo il Ti Ama Bistrò. Vedere attraverso il maxi schermo i posticipi e le partite di Serie A, di Serie B e la Champions League, che sia aggregante per lo sport e non solo. I progetti del nostro centro sono di attivare un'accademia che coinvolga soprattutto i bambini e gli adolescenti, perché questo è uno sport molto emergente che avvicina un pubblico molto eterogeneo. Abbiamo clienti di 70-75 anni che vengono a giocare qui, quindi è uno sport veramente adatto a tutti. Abbiamo due istruttori molto bravi, un ragazzo argentino e una ragazza con grande talento, e per noi questo è il futuro. Ivone, tu sei conosciutissimo per le tue imprese da calciatore. Adesso sei un imprenditore nello sport. Sì, diciamo, mi sono messo in questa avventura, in questo progetto, perché innanzitutto quando ho provato 4-5 anni fa a giocare a padel mi è piaciuto tantissimo, e quando mi è stata progettata questa cosa ne ero entusiasmo e francamente penso sia uno sport molto bello e molto divertente che possono giocare tutti. Ma infatti c'è un legame tra calcio e padel, no? Cioè io vedo tutti quelli che giocano a calcio giocano a padel. Me lo sono chiesto anch'io, non so se ci sia, però vedo che molti ex calciatori e molte persone che sono vicine al mondo del calcio ci giocano, forse perché è molto intuitivo, il rimbalzo della palla comunque assomiglia a quello del calcio ed è uno sport secondo me che anche fisicamente ti permette di giocare anche se non sei più al 100%, diciamo. E da Mr. Padel il nostro buongiorno mattina. Buongiorno mattino. Buongiorno mattino.